Buongiorno a tutti e grazie per essere tornati a studiare qui con me Excel. In questo tutorial affronteremo operazioni con le date in particolare. Non soltanto questo, diciamo che affronteremo degli argomenti che abbiamo già visto nelle lezioni passate, ma il cuore del nostro discorso è proprio quello di imparare a lavorare con le date, per l'appunto. Le funzioni che possono essere applicate in un contesto del genere ci serviranno per capire le tempistiche riguardo un pagamento che dobbiamo effettuare o comunque che dobbiamo ricevere. E tutto quello che vediamo può essere ben applicato a un contesto privato, quindi quando abbiamo a che fare con dei pagamenti relativamente a delle tasse, degli affitti, comunque delle scadenze della nostra gestione familiare. E come vediamo a monitor, sono tutte cose che possono essere applicate a un contesto aziendale o comunque di un libero professionista, che ha a che fare con dei clienti, che ha a che fare con l'emissione delle fatture e dovrà poi controllare chi ha pagato, quando deve pagare, le scadenze, insomma, di quanto siamo indietro per avere una gestione, un controllo completo sulla situazione dei pagamenti. La soluzione migliore è quella di metterci subito al lavoro e imparare, man mano che andiamo avanti con l'esercizio, le funzioni che ci interessano per risolverlo sostanzialmente. Prima di partire, vi descrivo quello che faremo. Qui abbiamo una tabella con dei dati di partenza, quindi ipotizziamo appunto di avere un'azienda e di avere a che fare con un elenco di clienti. Ad ogni cliente con il quale ci interfacciamo, facciamo un prezzo orario. Ovviamente il prezzo orario può cambiare a seconda del cliente. Abbiamo poi un tempo di pagamento diverso anche qui a seconda del cliente. Quindi nel momento in cui io emetto la fattura, questa per il cliente alfa andrà pagata a 30 giorni relativamente alla data della fattura. Quindi, per quanto riguarda il cliente alfa, se io dovessi emettere la fattura il 2 febbraio del 2022, questa andrà a pagare entro 30 giorni dalla data di emissione, quindi entro il 2 marzo 2022. Il cliente beta invece dovrà pagare a fine mese dopo 30 giorni. Che cosa vuol dire pagamento 30 giorni fine mese? Significa che il pagamento della fattura dovrà avvenire alla fine del mese successivo alla data di emissione della fattura. Se una fattura verrà emessa nella data del 25 maggio 2019, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019. Stessa cosa per quanto riguarda il pagamento 90 giorni fine mese, quindi invece di aggiungere 30 giorni ne aggiungeremo 90 e via dicendo. Detto questo, in base ai dati appena citati, cosa andremo a calcolare? L'imponibile per ogni fattura, i tempi di pagamento, la scadenza del pagamento e vedremo lo stato della fattura, quindi sostanzialmente chi dobbiamo sollecitare. Poi infine potremo anche calcolare un piccolo parziale del fatturato in base ai mesi. Ciò vuol dire che per affrontare questa lezione dobbiamo avere le competenze che ho spiegato nelle lezioni numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi i primi 8 capitoli di questa playlist, sostanzialmente le basi, i filtri, gli ordinamenti, il riempimento automatico, le formule, la funzione se, la formattazione condizionale, la funzione somma se e la funzione cerca.verde. Ecco, avendo queste basi riusciamo ad affrontare tutto senza nessun problema. Viceversa, vi consiglio di andarle a vedere, sono veloci, semplici e si affrontano in poco tempo. Allora, innanzitutto partiamo con il calcolare il prezzo orario che calcoleremo come un cerca.vert. Quindi andremo a cercare il valore alfa, quindi il cliente alfa, all'interno della matrice che andrò a selezionare premendo F4 per bloccare riferimenti, la matrice non dovrà spostarsi. Gli chiederò di incollarmi il prezzo orario che si trova nella colonna numero 2, quindi l'indice 2. Non è un intervallo, quindi la risposta è falso, metto 0 e do l'ok. A questo punto io avrò calcolato per ogni cliente il mio prezzo orario. Questo mi serve per avere l'imponibile in fattura. Quindi uguale numero ore per prezzo orario. Vado un po' in fretta perché tutte queste cose, come vi dicevo prima, le abbiamo affrontate nei capitoli precedenti, quindi ripeto, se non vi è molto chiaro andatevele a vedere e poi tornate su questo tutorial. Quindi partiamo subito con qualche operazione con le date. Innanzitutto ci servirà avere sempre ben presente la data di oggi, perché le scadenze verranno calcolate in base alla data di oggi, cioè oggi una fattura può essere non scaduta, ma tra 14 giorni questa potrà essere scaduta. Quindi ci va una formula per avere la data del giorno sempre aggiornata. La formula che ci interessa è per l'appunto oggi, quindi uguale oggi aperta e chiusa parentesi. Premo invio e lui mi restituisce esattamente la data in cui siamo collocati. Domani mi dirà 13, dopodomani 14 e via dicendo. Ottimo perché in questo modo i calcoli sulle date saranno
aggiornate dinamici in base alla situazione corrente. Ci servirà poi sapere il mese di riferimento, poiché andremo a calcolare un fatturato parziale in base ai mesi. La funzione che ci interessa si chiama mese e ci servirà proprio per estrapolare il mese relativo a una data selezionata. Andiamo a inserire l'uguale. Scriviamo mese, la funzione è semplicissima, dicevo, apro la parentesi, vado a selezionare la cella interessata, chiudo la parentesi, do invio e la formula mi restituisce 1, proprio il mese di gennaio. Tirando giù, ecco che il mese di gennaio sarà numero 1, febbraio numero 2, marzo e aprile. Ottimo, una funzione utilissima proprio perché ci servirà per capire il fatturato relativo ai singoli mesi. Ovviamente, se posso estrapolare il mese, potrò anche estrapolare il giorno. La funzione si chiama giorno e procedo nello stesso modo, quindi vado a selezionare all'interno delle parentesi la cella da cui voglio estrapolare il giorno di riferimento. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, eccetera. Se posso estrapolare il giorno, posso anche estrapolare l'anno. Perfetto, l'anno è sempre 22, è chiaro che se io andassi a cambiarlo, effettuiamo una prova, 2025, do invio, ecco che andrà a cambiarmi l'anno. Annullo, ritorniamo alla funzione mese perché poi è quella che ci interessa per lo svolgimento del nostro esercizio. Quindi mese, apro la parentesi, seleziono la data e do invio. Voilà, una volta completata questa sezione potremo calcolarci quindi i fatturati relativi ad ogni singolo mese. Tempi di pagamento in giorno e tempi di pagamento, le etichette, verranno calcolate attraverso la funzione cerca.vert di nuovo. Quindi cerca.vert, il valore che andiamo a cercare è sempre il cliente, la tabella non cambia, è sempre lei, mi raccomando blocchiamola altrimenti non funziona. L'indice, i giorni, quindi 1, 2, 3, è un intervallo no, falso e quindi do l'ok. Via. Equivalente in mesi. Allora mi serve sapere l'equivalente dei mesi, poiché quando andremo a calcolare la scadenza fine mese, la funzione ci chiederà proprio quanti mesi calcolare. Potremmo fare una funzione annidata, ma credo che sia più chiaro procedere in questa maniera. Quindi l'equivalente in mesi, che cos'è? Il numero di giorni diviso 30, semplicemente. Quindi un mese, 2 mesi, 4 mesi, 4 mesi. Tempi di pagamento, di nuovo la funzione cerca.vert, prendendo come riferimento il cliente, la matrice non cambia e la vado a bloccare, cambia esclusivamente l'indice 1, 2, 3, 4, vogliamo l'etichetta. È un intervallo, di nuovo assolutamente no, è un valore preciso, quindi posso dare l'ok. Data di scadenza, ecco qua le cose si fanno un pelo più complesse. Per calcolare la data di scadenza credo che sia meglio prendere le date, appoggiarle un attimo in un altro foglio e cominciare a effettuare dei calcoli più semplici. Io posso a tutti gli effetti effettuare dei calcoli sulle date. Per esempio, posso aggiungere 30 giorni a una data se questo lo prevede. Come posso fare? È semplicissimo. Inserisco l'uguale per indicare ad Excel che sto inserendo una funzione, prendo la data di riferimento e aggiungo, il numero da sommare a questa data. Excel calcolerà 30 giorni dopo la data selezionata. Tra l'altro, se posso effettuare una somma con le date, posso anche calcolare i giorni di differenza fra due date, quindi prendendo la data maggiore, quindi la data più recente, e sottraendo la data più vecchia. Giustamente, mi calcolerà proprio quello che io precedentemente sono andata a sommare. Se io prendessi questa data e aggiungessi 365 giorni, andrei a finire proprio al 4 gennaio 2023, effettuando la differenza, mi dirà che sono trascorsi effettivamente 365 giorni. Quindi questo per farvi capire che effettivamente io posso andare a effettuare dei calcoli sulle date. Come fa Excel a procedere in questo modo? Semplicemente perché per Excel una data è un numero semplicissimo. Lui parte dal 1º gennaio 1900 assegnando la data al numero 1 e va avanti. Infatti, se io andassi a selezionare le date e andassi a cambiare loro il formato, assegnassi un formato numero, togliamo anche i decimali, tanto non ci servono, effettivamente a ogni data corrisponderebbe un numero specifico. Se inserissi 1º gennaio 1900, per Excel appunto si tratterebbe della prima data disponibile, quindi della data numero 1. Annullo,
Era solo per farvi capire come mai Excel riesce a effettuare questo tipo di operazione. Quindi possiamo aggiungere dei valori, possiamo effettuare una differenza fra due date e detto questo potremmo anche andare a effettuare dei confronti fra uno e l'altra. Un'altra funzione fondamentale per chi opera in tal senso e sicuramente per il nostro esercizio è calcolare la data di fine mese. Come già anticipato prima, il pagamento della fattura dovrà avvenire il fine mese successivo alla data di emissione della fattura stessa, no? Ma possiamo scegliere anche il numero di mesi di riferimento, quindi al fine mese successivo, al fine mese corrente, alla fine del secondo mese, alla fine del terzo mese, alla fine del quarto mese. Quindi la funzione di riferimento si chiama fine mese, apriremo la parentesi, selezioneremo la data di calcolo e poi inseriremo un numero che indica quanti mesi dopo. Inserendo lo 0 e chiudendo la parentesi, mi calcolerà la fine del mese corrente, quindi se stiamo parlando del 3 gennaio, la fine del mese corrente è il 31 gennaio 2022. Se stiamo parlando sempre del mese di gennaio e invece dello 0 andremo a inserire l'1, per lui sarà la fine del mese successivo, quindi di un mese dopo, che sarà per l'appunto la fine del mese di febbraio. E possiamo andare avanti così, fine mese 2, quindi 2 mesi dopo gennaio, febbraio, marzo, quindi fine marzo 2022, 31 marzo 2022. Ecco il motivo per cui qua abbiamo calcolato l'equivalente in mesi, perché ci viene più semplice calcolare la data di scadenza. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per poterla calcolare. La data di scadenza dovrà scegliere fra due opzioni, in base alla data di fattura o in base appunto alla data di fine mese. Attiviamo quindi una funzione se, perché in questo caso ci permetterà di mettere a confronto due situazioni diverse. Il test sarà se il tempo di pagamento si riferisce alla data della fattura, e qui vado a bloccare perché questa cella dovrà rimanere ferma e immobile. Allora la situazione sarà abbastanza banale perché dovrò prendere la data e aggiungere i numeri di giorni relativi al tempo di pagamento. Quindi 30 giorni data fattura, B12 più H12. Viceversa, se invece stiamo parlando di una situazione diversa da questa, quindi andiamo a finire in fine mese, allora dovremo calcolare la data di fine mese. Fine, punto, mese, prendendo la data e chiedendogli di prendere in considerazione il valore indicato in questa colonna. Quindi in questo caso sarà fine mese del mese successivo, in questo caso sarà fine mese di 2 mesi successivi, di 4 mesi successivi e via dicendo, sempre e soltanto se qua troverà scritto fine mese, altrimenti tornerà nella situazione di partenza. Chiudo la parentesi e do l'ok. Vediamo se nel primo caso ha lavorato correttamente. Per il cliente alfa stiamo parlando di 30 giorni data fattura, quindi 3 gennaio più 30, 2 febbraio 2022. Direi che è perfetto. In questo caso invece andiamo alla fine del mese successivo. Quindi se la data di emissione della fattura è il 4 gennaio, sarà la fine del mese di febbraio. Perfetto. Anche qua a fine mese, però parliamo di 2 mesi successivi perché il pagamento è 60 giorni fine mese. Quindi sarà gennaio, febbraio, marzo, la fine di marzo dell'anno 2022. Perfetto, direi che funziona assolutamente bene. Possiamo trascinare e portare giù. Vi ricordo che se volete mettere un attimo alla prova il vostro foglio, potete andare a inserire un valore che si discosti molto dalla situazione attuale per vedere se Excel va a ricalcolare correttamente le vostre formule. Quindi in questo caso per il cliente beta possiamo mettere temporaneamente 365, quindi un anno dopo fine mese. Viene ricalcolato tutto quanto. Proprio così, intanto l'equivalente in mesi è 12. 4 gennaio 2022 sarà la fine del mese di gennaio del 2023. Perfetto. Anche in questo caso ho calcolato tutto quanto, quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Annullo per riportare una situazione un pochettino più realistica. Ora, per calcolare lo stato della fattura, dobbiamo chiedere ad Excel di confrontare le due date che vediamo qui, quindi la data di scadenza con la data di oggi. Sostanzialmente, se la data di scadenza è precedente alla data di oggi, allora la fattura è scaduta, viceversa non lo è ancora. Cosa vuol dire precedente? Precedente vuol dire sostanzialmente che è minore. Ricordatevi che Excel ragiona con dei numeri quando ha a che fare con le date. Quindi richiamiamoci la funzione se, chiediamogli se la data di scadenza è minore alla data di oggi, che vado a bloccare, perché lui dovrà sempre tenere in considerazione questo come metro di confronto. Ok, se è vero è scaduta e blocco, altrimenti vuol dire che è regolare e blocco anche questo. Do l'ok, effettivamente mi dice che è scaduta, tiro giù,
Scaduta regolare, sì, il 6 maggio e deve ancora arrivare, quindi vuol dire che la fattura non è ancora scaduta. 31 maggio regolare, giugno regolare, 31 marzo scaduta e via dicendo. Benissimo, a questo punto potrebbe essere interessante andare a evidenziare con un colore diverso le righe relative alle fatture scadute. Per fare questo andiamo a selezionare le righe della nostra tabella, attiviamo lo strumento formattazione condizionale e gli chiediamo di creare una nuova regola personalizzata, che andrà a identificarsi in base a una formula, la quale è proprio questa. Gli chiediamo se le celle della colonna L, e togliamo il blocco sulle righe perché vi ricordo che queste dovranno scorrere. Spiego tutto questo nella lezione numero 6 sulla formattazione condizionale. Dicevo, se i valori della colonna L sono uguali alla cella L8, cioè qua dove c'è scritto scaduta, e blocco perché assolutamente non dovrà muoversi, allora colora tutto quanto di rosso. Gli darò l'ok ed ecco che effettivamente Excel andrà a evidenziarmi le fatture scadute. Ecco, se i tempi di pagamento di Alfa invece di 30 giorni fossero 365, ecco che andrebbe a ricalcolarsi tutto quanto, quindi funziona tutto. A questo punto possiamo calcolarci il totale dell'imponibile richiamandoci la somma automatica e chiedendogli di sommare appunto le celle relative all'imponibile. 12.000 rotti. Andiamo a calcolare il fatturato parziale sui mesi attivando la funzione somma se, che trovate poi spiegata bene nella lezione numero 7. Quindi attivo FDX, somma se, gli chiederò di valutare le celle con i mesi e blocco. Il criterio per il momento sarà il numero 1, non blocco perché dovrò poi poter tirare giù nel caso in cui in questo intervallo trovasse 1, dovrà andare a sommare le celle che trova nella colonna imponibile che blocco. Gli do l'ok e mi dice che a gennaio ho un fatturato di 1.825 euro. Tiro giù, vado a effettuare una verifica, cioè vado a sommare i totali parziali e se sono uguali al totale imponibile che ho calcolato prima, vuol dire che tutto funziona. Posso farlo anche in automatico chiedendo ad Excel di confrontare queste due celle, quindi se questo totale è identico a questo totale, se è vero è corretto, altrimenti c'è un errore grave. In questo caso è corretto. Ci fosse un qualcosa che non torna, lui me lo andrebbe a dire. Possiamo completare inserendo un'altra colonna, magari invece di note, stato pagamento, perché è vero che alcune fatture, se teniamo traccia esclusivamente delle date, risultano scadute, ma se sono state pagate, ovviamente questo non vale più. Quindi mettiamo lo stato del pagamento, pagata. Oh, a questo punto possiamo evidenziare l'intestazione di colonna, applicare un bel filtro e scegliere di visualizzare esclusivamente le fatture che non sono state pagate e anche quelle scadute. Ecco, quindi abbiamo in questo caso da sollecitare esclusivamente questi due clienti per la fattura 5 e per la fattura 10, tutto il resto è a posto. Ok, direi che per questa lezione abbiamo terminato. Se avete dei dubbi in merito, come al solito, lasciatemi un commento e se nelle mie possibilità vi risponderò molto volentieri. Vi ricordo che potete scaricare il foglio già compilato dal mio sito. Vi lascio tutti i riferimenti in basso. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni. Non vi dimenticate di mettere il vi piace se vi è piaciuta la lezione, condividete con chi potrebbe trarre beneficio da queste lezioni e seguitemi sulle pagine social. Vi lascio tutti i riferimenti sempre in descrizione, sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook, sono sempre grafica e formazione. Un caro saluto e alla prossima!